lo scopo originario del contrasto appunto al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, che invece noi intendiamo rivendicare anche attraverso lo strumento della interrogazione veloce. Quindi io penso, Ministro, che questa situazione vada sanata. Noi abbiamo interpellato il Presidente della Repubblica, che è stato particolarmente cordiale e comprensivo, e riteniamo sia venuto incontro ai nostri quesiti. Abbiamo interpellato il Presidente del Consiglio in persona, che per ora formalmente non ha ancora risposto. Abbiamo interpellato il Presidente della Camera affinché scendesse in campo a difesa non solo e non tanto del Presidente del nostro partito Giorgia Meloni, ma di tutti i cittadini che magari anche meno dotati di strumenti per potersi difendere potrebbero accusare il colpo e sentirsi in difficoltà e quindi rinunciare, mettersi il bavaglio da soli, rinunciare al proprio diritto alla libertà di espressione. Grazie onorevole Rampelli. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.